Buonasera, ben trovati. Siamo in diretta per Contro, un nuovo appuntamento del mercoledì sera per affrontare i temi dell'attualità su Noi TV. Vado a presentarvi l'ospite di stasera. In studio con noi la sindaca di Massarosa, Simona Barsotti. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera e grazie. Grazie di essere con noi a distanza di alcuni mesi dalla sua elezione, una puntata un po' particolare che abbiamo intitolato Vista su Massarosa, perché cercheremo veramente di dare uno sguardo approfondito sul territorio di questo comune e approfittiamo dell'occasione. Ci eravamo visti in questi studi, lo ricordavamo poco fa, prima della diretta, 4 mesi fa circa, no? Per i confronti elettorali. Sono già passati 4 mesi dalle ultime elezioni, un momento di svolta. Lo sapete, la situazione politica di Massarosa è stata piuttosto movimentata. Negli ultimi 2 o 3 anni sono arrivate elezioni anticipate e poi appunto il racconto che sapete delle ultime elezioni, prima sindaca donna, un centro-sinistra che è tornato ad amministrare dopo 2 anni invece di guida centrodestra. I temi sono diversi, cercheremo ovviamente di dare priorità soprattutto ai fatti che avete affrontato in prima linea in questi mesi e anche ciò che interessa più ai cittadini. Peraltro invito anche se necessario, se lo vogliono da casa, inviare un SMS o WhatsApp, una domanda alla sindaca sui temi più importanti. I temi sono tanti, dicevo, parleremo ovviamente anche dell'andamento della pandemia. Più tardi avremo un collegamento con noi anche il direttore della zona distretto della Versilia, Alessandro Campani. Ci darà anche un aggiornamento su come stanno andando le cose, e meglio per fortuna, questo lo sapete. Però sindaca le chiedo, intanto, beh, dopo 4 mesi che bilancio a caldo si può fare? È chiaro che bilancio è una parola veramente grande, insomma si fanno alla fine, ma che situazione ha trovato rispetto a quella che si immaginava? Lei è stata assessora, è stata consigliera comunale di opposizione, quindi senz'altro aveva già chiaro cosa avrebbe trovato a Massarosa. Ora ce l'ha ancora più chiaro, qual è la situazione? Sì, allora noi ci siamo insediati il 4 di novembre, quindi sono quasi 4 mesi. La situazione che ho trovato e che abbiamo trovato è una situazione da me conosciuta, ne ero pienamente consapevole. Conosco la storia di Massarosa degli ultimi 12 anni, per cui diciamo che il bilancio di questi 4 mesi è sicuramente un bilancio positivo nel senso che al di là degli aspetti e dei numeri proprio, no, del bilancio, quindi della situazione economico-finanziaria, sicuramente il clima è cambiato. Si parla di clima politico, lei Clima dice, o di politico, lavoro clima di interno al lavoro comune? interno all'ente, quindi sia diciamo un maggior coinvolgimento dei dipendenti comunali e anche una maggiore serenità di lavoro rispetto ai dipendenti, quindi all'interno del palazzo comunale, ma devo dire che in questi 4 mesi sono stati anche ricostruiti tutti quei rapporti con l'esterno. Ho incontrato diversi enti, diverse imprese, diverse associazioni, ma anche singoli cittadini che sono pronti a mettersi in gioco per migliorare la situazione di Massarosa e anche per valorizzare tanti aspetti di Massarosa, che sicuramente sono aspetti importanti che determinano una visione diversa di Massarosa. Ha parlato di clima di lavoro, ecco, all'interno della macchina comunale. Sappiamo che uno dei problemi maggiori è anche il numero dei dipendenti, è sottodimensionato, no? Si è sempre detto negli ultimi anni per Massarosa, adesso siamo in dissesto, difficilmente si potranno trovare grandi soluzioni. Su questo avete già lavorato, si è già in qualche modo scontrata, ecco, con questi numeri che ovviamente costringono, insomma, a fare i conti in tasca ogni giorno? Sì, allora praticamente al nostro arrivo il numero dei dipendenti si era attestato su 73. Ci siamo impegnati per andare a trovare una figura del segretario comunale, che chiaramente era vacante, quindi non c'era, e ci siamo impegnati e praticamente nel giro di 2 mesi siamo riusciti ad assumere 2 dirigenti, oltre alcune categorie C e oltre una categoria protetta. Quindi è chiaro che sono tassellini molto importanti rispetto ad un equilibrio di lavoro. Quindi ad oggi possiamo dire che sicuramente le figure dirigenziali sono presenti e che coprono tutti i vari settori e che ci stiamo organizzando chiaramente per una programmazione anche di altre assunzioni. Assunzioni che devono essere autorizzate dal Ministero. Quindi noi abbiamo sicuramente E nell'anno dall'OSL, 2022, quindi. non tanto dall'OSL, perché l'OSL si occupa di una gestione straordinaria.
quanto proprio dobbiamo ottenere un'autorizzazione del Ministero, che per quanto riguarda la programmazione del 2021 l'abbiamo onorata in parte, perché chiaramente abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare nei due mesi. Per quanto riguarda l'anno 2022, stiamo predisponendo un piano assunzionale per 5 figure D, per 3 figure C, che vanno a sommarsi al numero dei 73 dipendenti. Sono comunque pochi, però determinano già un piccolo cambiamento, un cambiamento importante rispetto al lavoro futuro dell'amministrazione. È già una boccata di ossigeno. È già una boccata di ossigeno. Diciamo così. Sì. A proposito di OSL, l'ho citato, organismo straordinario di liquidazione, ci porta a parlare di dissesto brevemente, perché poi entriamo in una materia naturalmente finanziaria, però per capire che fotografia si può fare al momento rispetto a quella che si aspettava prima appunto di diventare sindaca. Allora, la fotografia è quella che conosco, è quella che ho sempre conosciuto e quella che abbiamo sempre detto. La difficoltà di Massarosa è una difficoltà concreta, sotto gli occhi di tutti, e sappiamo benissimo che la situazione è debitoria, diciamo, quella famosa massa passiva, e lo stiamo valutando proprio in questi giorni, è della cifra che noi abbiamo sempre saputo. Noi si aggira, la massa passiva si aggirerà all'incirca su 10-11 milioni. E sto già attenta a dire questa cifra. E rispetto a quelle cifre urlate che abbiamo sentito anche in campagna elettorale, direi che non c'è paragone. Ma perché? C'è un motivo. È chiaro che tutti i fornitori, tutti i creditori, chi ha prestato dei servizi o delle opere o del lavoro per conto del Comune di Massarosa ha presentato domanda di ammissione al passivo, perché tante volte la paura di dire ma non so, sono in dubbio, io ci provo. Quindi è chiaro che le domande arrivano a 18 milioni e mezzo, però di questi 18 milioni e mezzo noi sappiamo ad oggi con certezza che 7 milioni non sono legittimi, cioè 7 milioni dovranno essere tolte da quei 18 milioni e mezzo. Questo lo dico ad oggi, per cui sono analizzate all'incirca 70 domande su 220. Quindi è un lavoro che è in itinere, esatto, è un lavoro che sta andando avanti. Potrebbe riservare ancora sorprese di questo tipo, diciamo. Ci potrebbero essere sorprese di questo tipo, però ci sono delle partite abbastanza importanti, abbastanza grosse, che si stanno risolvendo in questi giorni, per cui ecco, siamo arrivati a capire che poi effettivamente quella massa famosa all'incirca si aggira su 10-11 milioni. C'è un bel po' di differenza. E il quadro completo quando potrebbe arrivare? Allora, il quadro completo e soprattutto perché la gestione semplificata, ora non voglio entrare nei tecnicismi perché è chiaro che però la casa possono esatto, non capire. Il quadro completo non ce l'avremo fino alla fine, perché il quadro completo si ha di pratica in pratica. Quindi c'è una linea indicativa, c'è un perimetro indicativo, però poi il quadro effettivamente completo al centesimo si ha quando tutte le 220 domande sono state controllate e istruite. Però noi sappiamo con certezza che questa massa, questo insieme di debiti si aggira su quella cifra, ed è chiaro che qui è indispensabile, e noi ci appresteremo nei prossimi giorni a fare un incontro con il Ministero, con i revisori dei conti e con gli organi competenti, perché è una situazione che va affrontata. Noi vogliamo uscire dal dissesto il prima possibile e nel migliore dei modi, proprio anche in vista di andare incontro ai bisogni dei creditori. Perché poi, mi voglio soffermare sul ragionamento, prego. Se non ci fosse stata la dichiarazione di dissesto, dalla dichiarazione di dissesto ad oggi sono passati 2 anni e mezzo, questi creditori, tanti di questi creditori, sarebbero stati pagati al 100%, in una situazione di normalità, con difficoltà. E con tempi certamente magari con tempi sicuramente dilazionati. Però il dissesto ha bloccato un po' tutta una situazione che ora ci vuole del tempo per rimetterla a moto. E se si pensa che sono state esaminate e istruite 70 domande su 220, vuol dire che il tempo è ancora lungo.
Nonostante ci si impegni e si voglia arrivare in fondo il prima possibile, ma con questo tipo di gestione è chiaro che il tempo è ancora lungo. Lei ci dice questo per rimarcare che ritiene una scelta sbagliata anche per questo, no? Perché ha provocato danni anche per i creditori. Ha aggravato la posizione dei creditori che già attendevano i soldi. Che comunque era già grave. Quindi noi vorremmo trovare chiaramente insieme al Ministero e insieme a chi di dovere la soluzione più giusta per impattare il meno possibile sui creditori e per uscire da questa situazione che crea delle maglie rigide rispetto alle scelte presenti e future nei bilanci comunali. E nei bilanci dei creditori ovviamente, perché insomma condiziona naturalmente la vita economica di tutti questi soggetti. Sì. Era necessaria questa premessa e lo è sempre purtroppo, insomma ogni volta che ci rivedremo credo fare il punto finanziario del comune, perché da lì poi a cascata tutte le altre decisioni, a partire dai servizi, quei servizi soprattutto che stanno a cuore alle famiglie e ai cittadini, e penso soprattutto a quelli scolastici, no? Quindi mense scolastiche e trasporto, sono un po' i punti deboli che ci sono stati, per usare un eufemismo, negli ultimi mesi, negli ultimi anni a Massarosa. Riparto da qua, da come le quali misure sono state adottate. Mi devo fermare però per una brevissima pausa, quindi ci rivediamo tra poco e ripartiamo da questo tema. Di nuovo insieme, ben trovati a Per Contro con la sindaca di Massarosa. Riprendiamo dunque da dove siamo rimasti, gli effetti del dissesto che subito si sono percepiti a Massarosa per le famiglie, le scuole, ma in particolare mense scolastiche, la refezione e i trasporti, i pulmini che sono stati tagliati negli ultimi anni perché non vi erano più soldi per poterseli permettere a causa del dissesto. E qui c'è la richiesta forte che arriva dalle famiglie, lo sa benissimo, c'è stata discussione anche nell'ultimo consiglio comunale, insomma mozioni di maggioranza, di opposizione, insomma la politica naturalmente ha preso di petto questa questione. Quando torneranno gli scuolabus a questo punto a Massarosa, un servizio vero e proprio che possa rispondere a un'esigenza per un territorio, ricordo, come Massarosa, composto da tante frazioni e quindi insomma da una residenza sparpagliata fra collina e piano, insomma. Certo, ho presentato le linee di mandato proprio in un consiglio comunale dove alla fine siamo riusciti a poter presentare una mozione sia da parte proposta dalla maggioranza, ma diciamo anche comunque sottoscritta, avallata e condivisa anche con una parte della minoranza. Allora, è chiaro che il nostro primo bilancio utile è stato quello del 2022, perché essendo entrati il 4, insediati il 4 di novembre, essendoci insediati il 4 di novembre, non abbiamo potuto sull'anno 2021 avere dei grandi margini di manovra. Nell'anno 2021 siamo riusciti comunque in una variazione di novembre, in una variazione di bilancio di novembre, ad ottenere il fatto che c'erano delle risorse per poter vedere di rimettere in sesto, in funzione, perlomeno uno scuolabus. Ci siamo riusciti. Con questo scuolabus le scuole si stanno organizzando per le gite scolastiche, per la famosa uscita didattica o gita scolastica, in maniera tale che è vero che i bimbi... Quindi quelle uscite in orario scolastico? In orario scolastico, mattino, in una giornata. Le scuole si stanno organizzando e classe per classe, già da ora fino alla fine dell'anno scolastico, avranno la possibilità perlomeno di poter fare un'uscita insieme, utilizzando il nostro autista, che ne abbiamo uno, e lo scuolabus che è stato rimesso in sesto. È chiaro che questa è la soluzione del trasporto scolastico? Assolutamente no. Questo era soltanto e semplicemente un segnale per dire che nel nostro mandato è importante rispondere al diritto dei bimbi e delle bimbe e dei ragazzi per quanto riguarda il diritto della scuola e quindi l'importanza che secondo noi la scuola e tutti i servizi adesso collegati hanno, l'importanza e la rilevanza. Intanto superiamo quel vuoto nella didattica, perché evidentemente non si potevano fare attività didattiche fuori dalla scuola. Sperando anche in un periodo Covid, no? Sì, complice ovviamente, favorevole. Poi lo vedremo tra poco, lo vedremo. Sì. Però ovviamente resta il tema, no, del trasporto scolastico vero e proprio. Perfetto, quindi dall'anno scolastico 2022, che quindi inizierà a settembre, nel bilancio di previsione che andremo ad approvare diciamo nel mese di marzo, è prevista una risorsa per far ripartire il servizio del trasporto scolastico, che non è detto che sia uguale a quello di prima.
che però deve andare incontro alle esigenze, ai bisogni delle famiglie, di quelle famiglie che sicuramente sono più lontane rispetto anche ai siti delle scuole. Quindi ci stiamo organizzando. Quindi potrebbe essere un servizio mirato, diciamo, non orizzontale. Un servizio anche mirato o perlomeno un servizio strutturato in maniera diversa. Chiaramente sarà un servizio esternalizzato, perché noi non abbiamo autisti, quindi ci dobbiamo affidare, no? Certo, a una gara, a una ditta, quindi sappiamo e abbiamo la possibilità, facendo un po' un panorama della situazione dei nostri mezzi e anche dei pulmini, che molto probabilmente possono esserci altri due pulmini da mettere in funzione. Quindi utilizzando un po' il parco pulmini che noi abbiamo, utilizzando un parco pulmini che metteremo in gara, utilizzando un personale che metteremo in gara, sicuramente potremmo organizzare un servizio scolastico dall'anno scolastico 2022-2023. Chiaramente condividendo con le scuole, condividendo con le famiglie le esigenze e i bisogni, partendo da chi è più in difficoltà. Questo risponde già ad alcune domande che sono arrivate di un paio di cittadini che chiedevano proprio quando potrà ripartire il servizio scuola bus vero e proprio. È arrivata una domanda invece che ci riporta indietro al tema di Sesto, ma credo sia molto interessante, ci può rispondere. Prima della dichiarazione di Sesto, sindaca, la propaganda di parte ha paventato come soluzione il concordato al 40%. È ancora della stessa opinione? Se la risposta fosse no, che soluzioni prevede? Tema molto delicato, ovviamente. Prima abbiamo parlato di quando si potrà finire la mappatura, ora bisogna parlare di quanto i creditori potranno ricevere dal comune. È un tema molto delicato. Non so se vi ricordate, noi in consiglio comunale non abbiamo votato per la procedura semplificata perché non eravamo d'accordo e non sono d'accordo tuttora. Però il dato di fatto è che ad oggi c'è un dissesto dichiarato e c'è in atto una procedura semplificata, che vuol dire concedere con un accordo il 40, il 50 o il 60% a seconda di quando il debito si è creato. È chiaro che la nostra volontà sarebbe un'altra, perché la nostra volontà sarebbe quella invece di andare a rispondere verso i creditori in tutt'altro modo. Però in questi giorni, in questo periodo, ci saranno dei confronti con gli enti preposti e con il Ministero, perché noi dobbiamo, insieme al Ministero, capire come poter affrontare questa situazione. È chiaro che noi lo abbiamo sempre detto e rivendico che la scelta della procedura semplificata è stata una scelta che poteva essere evitata. E noi abbiamo sempre dato anche delle soluzioni alternative per poter invece pensare ad una procedura ordinaria che avrebbe sanato la massa passiva al 100%. Siamo ancora di quell'idea, stiamo valutando, d'altronde ci vogliono dei tempi e dei modi, quelli che ci diceva poco fa, che purtroppo non dipendono soltanto da noi e quindi ci dobbiamo adeguare. Ci sono anche altre domande che sono arrivate, ma ci portano un pochino fuori tema. Vorrei tornare sul tema scolastico, così chiudiamo diciamo la descrizione dello stato delle cose per le mense scolastiche. Su questo un altro servizio che era stato tagliato, ridotto all'osso per i motivi di dissesto, già prima del vostro insegnamento era stato comunque appaltato, era stato dato in concessione, quindi non si è fermato per questo anno scolastico. Ma ovviamente le chiedo se il servizio, per come l'ha trovato impostato e come è stato poi gestito, va bene, se deve essere modificato, per il prossimo anno che cosa farete? Allora, sicuramente il servizio deve essere modificato, perché ci deve essere un controllo innanzitutto da parte dell'ente, da parte del comune, un controllo, un monitoraggio e una situazione proprio conosciuta da parte dell'ente. E il Covid non ha aiutato, perché il fatto che comunque in autonomia le famiglie potevano portare il panierino a scuola non ha aiutato e diciamo invogliato le famiglie ad iscrivere i propri figli alla mensa. Però anche qui secondo me ci vuole un confronto con chi di dovere per capire quale può essere la migliore soluzione considerando l'offerta possibile. Quindi va rivisto il menù e va rivisto il servizio, perché deve essere un servizio che risponde ad un tempo scuola, che deve essere un tempo educativo e un tempo sostanzialmente uguale un po' per tutti i bimbi. Io penso che finito il periodo della pandemia
si ritorni un po' al fatto che ci possa essere un obbligo dell'iscrizione alla mensa, ma perché torna meglio proprio anche come servizio educativo che te proponi all'interno delle scuole, come coinvolgimento. Sappiamo che è un momento importante, insomma, è un momento importante, è tempo scuola, è tempo dove si impara il rispetto degli altri, il rispetto del cibo, e dove si interagisce, quindi è sicuramente un tempo educativo che va gestito al meglio, e questa è una nostra volontà ben precisa. Quindi entro la fine di questo anno scolastico ci adopereremo per appunto incontrare anche la ditta che ad oggi sta gestendo questo servizio, ci incontreremo con i dirigenti scolastici, ci incontreremo con le famiglie per capire che tipo di bando di gara poter confezionare affinché le famiglie abbiano l'opportunità e la possibilità di iscrivere i bimbi. Scuola, invece, parlando di scuola intesa come edifici scolastici, la scuola di Chiesa è stata un simbolo, insomma, di divisioni, eccetera, insomma, di grande dibattito, attesa soprattutto per i residenti di Chiesa, di questa frazione. Dunque, a novembre abbiamo visto i primi movimenti del cantiere, poche settimane fa, un mesetto fa circa, invece sono iniziati i lavori veri e propri. E a questo punto, insomma, l'attesa da parte dei cittadini, anzi, è arrivato anche un messaggio su questo per chiedere se, grazie Sindaca, finalmente abbiamo visto iniziare i lavori dopo tanta attesa. Ci può dare conferme che il prossimo anno possiamo inviare i nostri figli nella nostra scuola di Chiesa? Che è un po' la domanda che ovviamente ci poniamo tutti, insomma, quando si parla di questa struttura. Allora, è una grande soddisfazione aver visto l'inizio dei lavori in quella scuola, perché c'è stata una grande battaglia dove noi abbiamo sempre portato avanti la volontà di voler vedere quei lavori, perché secondo noi le risorse c'erano, la compartecipazione lo stesso, bastava andare a trovare l'equilibrio giusto, quindi aver visto partire i lavori lì è una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale, per Chiesa, ma anche per tutta la comunità di Massarosa. Ci siamo presi l'impegno di aprire la scuola per il prossimo anno scolastico, quindi anche grazie agli assessori, all'assessore di riferimento che segue molto da vicino questi lavori, siamo in contatto con la ditta molto frequentemente, perché vogliamo che i lavori vadano avanti e vadano avanti con velocità. Chiaramente qui si parla di efficientamento energetico e di miglioramento sismico ed è un primo lotto. Ci stiamo dando da fare per progettare il secondo lotto e dobbiamo avere la garanzia che il secondo lotto parli con il primo lotto, nel senso che una volta aperta la scuola deve rimanere aperta, i bimbi devono essere all'interno della scuola e eventualmente nello stesso momento finire i lavori che sono necessari. Pensiamo di farcela, ci stiamo impegnando molto in questo, quindi noi diamo garanzia che per il prossimo anno scolastico la scuola sarà sicuramente aperta, i bimbi di Chiesa potranno ritornare nelle loro aule. Una domanda su un'altra scuola invece, la ex scuola di Bargecchia, che fine farà? So che la vorrete vendere. Parliamo dell'ex scuola di Bargecchia, sì, giusto? Sì. Non è la scuola, sì, diciamo, c'era l'asilo negli ultimi anni, un po' di anni fa c'era un asilo nido e comunque sono locali ad oggi gestiti da un'associazione di volontariato. Allora, sì, è vero, questa scuola è stata inserita nell'elenco dei beni da poter vendere. Chiaramente la volontà dell'amministrazione non è certo quella di realizzarci un lucro, di realizzarci un'attività economica commerciale, ma è sicuramente quella di valorizzare quello spazio perché possa servire alla comunità di Bargecchia. Quindi ci sarà sicuramente un bando per recepire delle proposte, ma in base ad una progettualità ben precisa e definita
che l'amministrazione vuole, quindi è comunque un immobile che resta a disposizione del paese e deve continuare ad essere a disposizione delle associazioni di volontariato, deve essere un luogo centro civico, può essere un luogo che comunque, anche se il comune lo vende, perché in questa maniera si sgrava anche, no, di tutte quelle che sono le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma è un valore che resterà sicuramente alla comunità. Allora, abbiamo ancora altri temi, non so se abbiamo il tempo di affrontarli, no, forse è meglio se ci fermiamo, facciamo così, vediamo, dovremmo avere in collegamento il direttore della zona distretto della Versilia, Alessandro Campani, non so se è già in collegamento con noi, se ce l'abbiamo, così lo annunciamo e poi dopo possiamo procedere oltre. Eccolo qua, buonasera direttore. Grazie. Buonasera a voi. Grazie di essere con noi. Tra pochi istanti, allora vengo anche da lei e con la sindaca facciamo un po' il punto della situazione, perché si è trovata anche lei, insomma, a affrontare questi mesi molto delicati di questa quarta ondata che ha di nuovo rivoluzionato le nostre vite. Naturalmente, poi sul fronte sanitario ci dirà tra poco il dottor Campani qual è la situazione e capiremo anche, insomma, come andremo a gestire di qui alle prossime settimane la situazione sanitaria sul territorio. Brevissima pausa, ci rivediamo tra poco. Ripartiamo proprio da questo tema. Di nuovo insieme, ben ritrovati in diretta per Contro. Riprendiamo dunque con in studio la sindaca di Massarosa, Simona Barsotti, in collegamento con noi anche il direttore della zona distretto della Versilia, Alessandro Campani. Prima di venire alla questione pandemica, insomma, per fotografare la situazione attuale, un tema di cui si è parlato in queste settimane, anzi veramente da anni a Massarosa si dibatte di una casa della salute, ed è un tema che ha scaldato molto anche il dibattito politico. Naturalmente si parla di servizi sul territorio, servizi social sanitari sul territorio, quindi vicinissimi alla gente, e pochi giorni fa il Consiglio Comunale è stata approvata finalmente questa convenzione tra Comune e ASL e soprattutto individuato il luogo dove potrà sorgere questa Casa della Salute, che praticamente è già in tutti i comuni della Versilia, mancava a Massarosa dove vi era un distretto comunque sanitario ma che aveva dimostrato tutti i suoi limiti nel tempo. Allora parto dalla sindaca, poi veniamo dal dottor Campani naturalmente che ci saprà dare i dettagli. Sindaca, intanto avete individuato il luogo, gli ex magazzini comunali, sì. Dico bene, sì. Perché avete scelto proprio quel sito lì e ecco adesso che tempistiche avremo? Allora, sicuramente il progetto della Casa della Salute, che oggi si chiama Casa di Comunità, è un progetto nato un po' travagliato, perché si parla degli anni 2015-2016, c'era comunque sempre stata una volontà ben precisa sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte di Regione che da parte di ASL, per cui appunto Massarosa doveva avere la Casa della Salute sul proprio territorio, perché comunque è un territorio lontano dall'ospedale, dal centro dell'ospedale, e è un territorio che ha bisogno di avere, quindi sul proprio territorio ha bisogno di avere di servizi. Certo. La Casa della Salute o Casa di Comunità direi che è la massima espressione di integrazione sociosanitaria, e credo che la pandemia ci abbia dimostrato quanto è importante avere sul territorio dei servizi che sono indispensabili sia per prevenire certe patologie o certe situazioni più drammatiche, che per affrontare anche proprio a livello rispetto a una popolazione anziana, rispetto a una popolazione con determinate patologie, rispetto a dei servizi che possono essere le vaccinazioni piuttosto che i prelievi, piuttosto che tutto quello che riguarda la radiologia, degli ambulatori specialistici. Quindi la Casa della Salute ha tutto un concetto ampio, per cui è un servizio sanitario che va vicino alle persone e al territorio. Quindi ad oggi siamo nel 2022, noi siamo sempre rimasti fermi sul fatto che la soluzione migliore poteva essere la scelta dell'ex magazzino comunale, perché già valutata a suo tempo e perché sicuramente quel luogo, quel sito offre la possibilità di essere raggiunto in maniera facile, semplice, offre la possibilità di avere nelle vicinanze dei servizi essenziali per quanto riguarda appunto tutto quello che verrà all'interno della Casa di Comunità,
Sicuramente il fatto che la Regione abbia individuato delle risorse molto importanti da destinare a questo progetto ci fa capire che noi dobbiamo avere dei tempi stretti, quindi noi entro marzo dobbiamo presentare un progetto fattibile per la realizzazione della Casa di Comunità. Si tratta di 800 metri quadrati che verranno appunto suddivisi in base alle necessità, quindi a questo punto dobbiamo presentare il progetto, abbiamo già individuato dei tecnici sia da parte del comune che da parte della ASL per poter appunto iniziare questa progettazione, questo studio di fattibilità e questo studio sulla staticità e sul miglioramento sismico che devono portare di qui a poco ad avere appunto ad avere in mano la un progetto, soluzione, insomma. A avere un progetto definitivo e valido, ecco. Ed è chiaro che a questo punto dobbiamo anche coinvolgere il territorio, perché casa di comunità vuol dire l'insieme dei medici di base, vuol dire l'insieme dei pediatri, vuol dire avere un punto in cui si concentrano diverse possibilità. Questo percorso era stato iniziato nel 2015, ora va ripreso. Abbiamo visto nelle immagini intanto dove sorgerà anche la struttura dei magazzini comunali, quindi vengo al direttore Campani per capire, ecco, come si svilupperà a questo punto il progetto. Ricordiamo un po', appunto, in parte l'ha già fatta anche la sindaca, effettivamente per la cittadinanza che cosa rappresenta la casa della salute o di comunità, appunto. La voce. Non sentiamo più l'audio. Non sentiamo l'audio. Ora lo sentite? Sì, lo ecco, sentite? Adesso sì. Bene, buonasera a tutti intanto e grazie dell'opportunità di poter raccontare un po' di cose di quello che facciamo. Ma la Casa della Salute diventa oggi Casa di Comunità, questa è la dicitura esatta della nuova configurazione organizzativa per i servizi territoriali. Su Massa Rosa noi avevamo un distretto che oggettivamente non era adeguato in termini di dimensioni e quindi di numero di servizi all'interno per la popolazione e per l'importanza in termini numerici del comune di Massa Rosa e poi, come ha ricordato la sindaca, anche per la distanza, se vogliamo, dall'ospedale della Versilia. E, tant'è che quando sono arrivato io ho trovato una struttura che aveva da diversi anni alcuni problemi e qualche lavoro noi l'avevamo fatto, ad esempio non ultimo la climatizzazione per rendere più accogliente quegli ambienti sia d'estate che d'inverno, proprio a dimostrazione che c'era già, secondo me, un'attenzione significativa su quest'area, perché si notava che fosse carente dal punto di vista di una struttura. Però c'era questo progetto che era interessante, con un'ubicazione valida, quella che ha descritto appunto la sindaca Barzotti, e che offre oggi concretamente, con un investimento di quasi 1,5 milioni di euro, offre concretamente l'opportunità di mettere in piedi un distretto di livello, quello che sarà appunto queste case di comunità. Cosa ci starà dentro? È effettivamente un luogo di importante integrazione sociosanitaria per gestire servizi integrati che oggi sono, come dire, l'aspetto centrale dei bisogni dei cittadini, perché il servizio ospedaliero rimane un servizio importante che cura l'acuzie degli utenti, ma è nei distretti, nei territori che si svolge la parte consistente delle prestazioni di cui i cittadini hanno bisogno. Mentre, tanto per darvi un'idea, su un ospedale ci si può recare una volta nella vita o forse anche mai, a seconda se uno è fortunato, in un distretto ci si può finire anche 3, 4, 5 volte l'anno per un rinnovo patente, per un prelievo ematico, per una consulenza da un medico di famiglia, per la prescrizione di un farmaco, per la consulenza da un assistente sociale. E quindi capite bene qual è il volume di accessi di un distretto come certo, quello. Certo, qual è l'impatto sulla vita delle persone, no? Sì, lì dentro noi pensiamo che sicuramente dovremmo rafforzare la presenza specialistica. Noi stiamo già lavorando, acquisendo la disponibilità da parte di medici per garantire quei servizi che oggi sono un po' almeno la base delle richieste e dei bisogni della popolazione, soprattutto di quella anziana, quindi la geriatria, l'oculistica, la cardiologia.
Ci saranno sicuramente gli spazi anche per altri specialisti come gli ortopedici, ma dovremo comunque valutare nel corso del tempo cosa ci sarà di necessità di domanda rispetto al territorio. Poi ci sarà, e noi speriamo di aprire una trattativa con la medicina generale e la pediatria, che oggi sanno che dovranno essere coinvolte in questo percorso. Quindi auspichiamo attraverso questa trattativa di poterli portare là dentro perché comunque c'è l'opportunità di offrire degli spazi importanti e che aumenterebbero il livello di integrazione con i nostri servizi. Poi ci sono delle novità organizzative che ora sono tutta una serie di sigle che probabilmente sono anche un po' noiose, però noi si parla di COT, si parla di PUA, si parla di UVM, ma sono strutture in realtà fondamentali perché sono la centrale di continuità per l'ospedale territorio, quindi che segue i pazienti una volta che verranno dimessi dal Versilia per trovare anche su Massarosa una risposta immediata e tempestiva di presa in carico per i servizi territoriali e gli assistenti sociali con l'unità di valutazione multidisciplinare per poter poi definire i migliori setting più appropriati. Quindi già così, capite bene, sono un volume importante di servizi che Massarosa così ha diritto e necessita. E la sindaca ci ha già tracciato un po', come si dice di questi tempi, la roadmap, no? Dei tempi e delle cose da fare, che tempistiche si possono dare, Campani, quindi per vederlo poi realizzato, secondo lei? Ma allora, io non mi vorrei sbilanciare, però è chiaro che avendo necessità di non perdere il finanziamento, noi la parte progettuale e l'individuazione del sito, l'individuazione di una programmazione sanitaria che poi divida gli spazi e quindi ci consenta di avviare i lavori, si farà in tempi brevi, è quelli che diceva la sindaca. Poi noi ci auspichiamo che la struttura, per come è fatta, è stata individuata, secondo me ha necessità di importanti lavori, ma si lavora, come dire, sul pulito, cioè ci sono degli ambienti molto grandi e sapete, oggi c'è la possibilità di fare interventi anche in tempi relativamente rapidi per poter modulare con pareti, spazi, questa struttura. Fra l'altro, dico, quindi io confido e spero che se si parte presto, ne intendo, entro la metà dell'anno, insomma dopo il passato giugno per intenderci, prima del terzo trimestre, si possa concludere, ci auguriamo in 2 anni, questo potrebbe essere secondo me una cosa realizzabile. Tra l'altro vi dico, noi abbiamo degli spazi importanti lì dentro con una sala d'attesa che serve anche per accogliere tutto questo tipo di servizi e abbiamo previsto questa sala d'attesa per renderla anche un ambiente multimediale e anche oggetto di possibilità di conferenze, di incontri che, come sapete, sul tema dell'informazione ai cittadini, della formazione, nel senso intesa di conoscere meglio i percorsi, le loro possibilità di servizio, a quali tipologie anche possono accedere, credo che potrebbe venire anche un contesto interessante per tutta l'area del comune di Massarosa. Ho una domanda che è arrivata da casa per la sindaca, non è direttamente correlata a questo, ma si avvicina, insomma, si parla di servizi socio-sanitari sul territorio, gliela leggo. Non crede la sindaca, che proviene dal sociale, che il territorio di Massarosa sia particolarmente adatto, oltre che averne una propria necessità, per la creazione di residenze per anziani? Si crea un servizio importante non solo per i cittadini massarosesi, ma anche tanto lavoro. Il tutto in collaborazione con la regione e imprenditori privati, ci pensi? Ci stiamo lavorando, abbiamo avuto delle proposte che stiamo valutando. È un tema che si E nei integra, no? Con quello prossimi che stavamo anni, dicendo ora. sono molto contenta per questo, perché nei prossimi anni il volto di Massarosa cambierà, meglio sicuramente. Questa domanda ha posto insomma un tema Sì, importante, insomma una carenza le avvertita evidentemente. RSA, voglio dire, un po' dovunque, no? Rispetto anche un po' alle scelte regionali, è chiaro che la popolazione sta invecchiando, quindi c'è bisogno di questo. E sicuramente anche su Massarosa possono esserci delle occasioni in questo senso. Quindi valuteremo questa possibilità e la teniamo in considerazione, tra l'altro è anche proprio nel mio mandato.
invecchiato, per cui è chiaro che l'attenzione alla popolazione che invecchia c'è sicuramente. Quindi abbiamo avuto delle proposte, stiamo valutando questo percorso. Ve l'ho detto, ci sono dei bei progetti per Massarosa, quindi sono molto contenta di poterli realizzare nel mio mandato. Vuol dire che ne sentiremo parlare a breve. Sì, sì. Ancora una brevissima pausa, mi fermo, riprendiamo adesso invece dai numeri dell'andamento della pandemia sul territorio in queste ultime settimane, insieme al direttore Campagna e alla sindaca Barzotti. Brevissima pausa, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati di nuovo in diretta Per Contro. Sul tema affrontato poco fa è arrivato un commento da casa in cui parlavamo della Casa della Salute o Casa di Comunità che sorgerà a Massarosa. Finalmente un progetto reale e serio per tutta la nostra comunità. Questa non è una domanda ma è un commento, ma era a commento appunto di quanto ci avete illustrato sul progetto. Grazie della struttura. Scritto. Evidentemente, ecco, conferma della necessità di migliorare questi servizi, di potenziarli e di ordinarli rispetto alla situazione attuale. Veniamo allora, come anticipato, a dare una fotografia del momento sanitario che stiamo attraversando. Come sapete, siamo in una fase calante di questa quarta ondata, per fortuna è stata molto acuta e l'abbiamo vissuta insieme. Partiamo da dei numeri, dalla grafica 1, per capire oggi ad esempio qual è la situazione nei ricoveri, che è il dato più importante degli ultimi mesi. Situazione di oggi in Toscana, sono in calo di una ventina di unità, c'è stata però una ripresa delle terapie intensive, siamo intorno a 1000 e per fare il paragone, il 26 di gennaio eravamo a 1500 ricoveri circa, quindi praticamente si è ridotto di un terzo in meno di un mese, questo a livello regionale. Andando invece, qua ora vorrei il commento poi del dottor Campani, direttore della zona distretto, i numeri della Versilia, abbiamo cercato un po' di sintetizzarli per far capire da casa, insomma, nei numeri come effettivamente sia scesa questa curva in maniera costante nell'ultimo mese. Quindi la grafica 2, eccola qua, sono i dati della ASL, ovviamente Toscana Nord-Ovest, i contagi e ricoveri in Versilia, contagi sul territorio e ricoveri. Questa è l'ultima settimana, sappiamo quanto è importante vedere più che il dato giornaliero quello settimanale, no? Perché è più chiaro. Questa settimana, cioè a ieri, 954 contagi in una settimana e i ricoveri sono scesi a 47, quelli tra parentesi sono le terapie intensive. Se guardate la settimana di metà gennaio, quindi un poco più di un mese fa, era più di 3 volte il dato dei contagi, mentre quello dei ricoveri naturalmente necessita di più tempo, lo abbiamo imparato tutti, per calare. Quindi Campani, come si può analizzare la situazione di adesso e che fase state attraversando anche voi, insomma, come ASL? Allora sì, sicuramente i numeri che avete mostrato penso si commentino da soli, nel senso che alla fine noi abbiamo riscontrato ormai nelle ultime settimane una discesa del numero dei contagi, al quale come sempre è associato un numero di ricoveri decisamente ridotto, e quello che ci interessa, come sapete sempre, poi è anche l'occupazione delle terapie intensive, che oggettivamente oggi con qualche oscillazione anche verso l'alto, perché poi le dinamiche ospedaliere sono anche molto fluttuanti, però quando ci si muove intorno a 2-4 presenze si può dire che insomma la situazione sta avvolgendo al meglio. Ecco, questo sicuramente è un dato che si legge anche dalla grafica che avete appena mandato. È significativo, io aggiungerei, che in questo momento sui positivi abbiamo un 42% che sono soggetti sotto i 35 anni, e ci sono di quei 954 circa 266 persone in età scolare. Questo per dire che in alcuni casi sono associati, al di là a sicuramente il tema della disponibilità e opportunità, mettiamola così, di contagio anche per fasce più giovani, e da ricoveri che sono legati soprattutto alle persone che sono vaccinate. Anche questo purtroppo è un tema che abbiamo dibattuto molto spesso, ma sui quali non c'è un dibattito, perché purtroppo io assisto ancora troppo spesso anche nelle televisioni a una sorta di discussione per stabilire, chiamiamola così, l'efficacia della campagna vaccinale, quando i numeri credo non debbano essere interpretati in questo caso, perché se i ricoverati
sono tutte persone non vaccinate o comunque in una percentuale molto consistente, è chiaro che proporzionalmente anche, diciamo così, alla presenza, perché poi ormai i non vaccinati sono pochi e quindi se sono ricoverati a maggior ragione Certo. rappresentano una massa critica di questa popolazione, anche con complicanze significative. Quindi, come dire, questo è un po' il quadro, però fortunatamente ora vediamo una sorta di parabola discendente che ci fa ben sperare. Certo, poi andiamo verso la primavera, ovviamente, insomma, quindi questo è sicuramente rassicurante, anche se un anno fa di questi tempi in realtà eravamo in una fase acuta, no? Della terza ondata, seconda, ora scusa, alla fine perdiamo un pochino il conto. A proposito di ondate, invece, anche per collegarmi a quello che diceva lei, Campani, cioè dell'argine che i vaccini hanno, insomma, inconfutabilmente fatto, insomma, effettivamente rispetto a quando non avevamo i vaccini, se mostriamo la grafica 3, ci fa vedere l'incidenza di casi su 100.000 residenti. Qua si vede dall'inizio della pandemia, questi sono dati toscani dell'ARS, l'Agenzia Regionale della Sanità, il picco che vediamo incredibile che arriva lassù in cima è quello della Omicron sostanzialmente, quella che abbiamo appena vissuto e che ci stiamo lasciando alle spalle e che ha avuto numeri di diffusione incredibilmente maggiori rispetto alle altre ondate. Eppure la situazione negli ospedali, nonostante insomma, abbiamo toccato momenti difficili anche ora, tra dicembre e gennaio, non è certo stata quella delle ondate precedenti. Insomma, ecco, questo picco così in alto che arriva in Toscana 887 casi ogni 100.000 abitanti, il record del 6 gennaio, e che oggi, per dire, è arrivato a 190 positivi ogni 100.000. Anche questo, insomma, ci può invitare a riflettere, giusto? Io aggiungerei due dati di cui si parla forse poco rispetto a questo dato qui, che rendono ancora e avvalorano ancora di più quello che si dice sull'efficacia dei vaccini. Intanto che noi abbiamo avuto un livello di contagi spaventoso con un bassissimo numero di ricoveri, e quindi rispetto all'anno scorso, dove con molti meno contagiati avevamo molti più ricoveri, la differenza tra quest'anno e l'anno scorso è la vaccinazione. In Esatto. più, un dato che non si tiene mai conto è che l'anno scorso eravamo in totale lockdown. Quest'anno non solo siamo stati sempre aperti, ma c'è da aggiungere un dato altrettanto significativo che, come dire, oltre a questa possibilità d'apertura e questa, come dire, nessun tipo di restrizione a cui eravamo soggetti, che ripeto è l'unico meccanismo che abbiamo riscontrato per poter, come dire, contenere certi livelli di pandemia, c'è un dato di fatto significativo che è quello che, nonostante il numero alto di contagi, abbiamo contenuto ricoveri e quindi abbiamo mantenuto i livelli dei servizi. Cioè, bisogna ricordarci che l'anno scorso, a causa dell'elevata presenza in ospedale, 130-140 positivi Covid, noi avevamo interrotto l'attività chirurgica delle sale operatorie, avevamo Questo è un interrotto prezzo le altissimo, visite. ovviamente, È un prezzo sappiamo. altissimo che pagavamo sulla Tutti. salute dei cittadini perché la prestazione specialistica l'avevamo dovuta interrompere per evitare che la gente nel ritrovarsi in ambienti, diciamo così, contestualmente per necessità. Insomma, noi quest'anno abbiamo sostenuto un'ondata pandemica paurosa nei numeri, spaventosa come livello di positivi, con tutti i servizi aperti e quindi con difficoltà, ma sicuramente con una Gestibili, insomma, vaccinazione situazione gestita. gestibile. Certo, che non sono questi elementi di poco conto. Ma allora, volevo sentire la sindaca su tutto questo, ma anche su questioni scolastiche. Non torno per forza sul tema, ma perché ovviamente temi dei contagi nelle scuole, insomma, è una situazione molto delicata che da amministratrice sicuramente ha avvertito. Prima però, rapidissimo da Campani, le vaccinazioni tra i bambini come stanno andando? Siamo sul 40%, 50%? Ma in realtà no, stanno salendo significativamente. Noi abbiamo raggiunto sui bambini siamo al 5-11 anni, al Certo, in quella fascia lì, 41,2. sì. Sì, certo. E sul 12-19 siamo addirittura al 93%, 93,5. Quindi dati importanti, la vaccinazione per ora prosegue. È chiaro che c'è un significativo calo, tant'è che qui colgo anche l'occasione per fare un po' di informazione alla cittadinanza. Noi già dalla prossima settimana saremo aperti solo la mattina dal lunedì al sabato,
perché ormai i volumi anche di prenotazione pomeridiani sono contenuti e quindi poi provvederemo anche a fare delle telefonate, a contattare le persone, quelle che sono il pomeriggio, purtroppo di questa fase di passaggio tra come dire, lo spostamento degli orari da tutto il giorno a metà mattina, per Sì. ricollocarli e ridargli l'appuntamento. Tendenzialmente il solito giorno nella mattinata, ma insomma cercheremo di venire incontro alle esigenze. Vi ringrazio di darmi l'opportunità di dirlo perché è un cambiamento che noi è importante perché, vi spiego la ragione e credo che sia comprensibile, non avendo il pomeriggio se non che poche decine di persone da vaccinare, abbiamo deciso di spostarle la mattina e il personale che il pomeriggio serviva a Teneaperto Lab potrà andare a rinforzare ulteriormente quei servizi che, per quanto aperti, avevano subito magari anche un leggero depotenziamento e quindi ripristinando appieno i Chiaro, ci servizi sembra logico, nella sì, zona. per proporzionato naturalmente alla domanda che c'è sul campo. In termini scolastici, appunto, i protocolli che erano stati introdotti all'inizio avevano creato un po' di caos, Sì. tante quarantene, tanti bambini, studenti, Sì. genitori, insegnanti a casa. Sì. Si sta un po' risolvendo la Allora, situazione non è stato adesso? semplice E non gestire lo è questa situazione e tuttora, eh? non lo è tuttora, però io credo che piano piano dobbiamo sempre di più imparare a gestire queste situazioni. È chiaro che l'ambito scuola è un ambito dove è facile arrivare in contatto con positivi e poi i bimbi stessi portano nelle loro abitazioni, quindi ai loro genitori, ai loro fratelli e sorelle, questa è il contagio. E quindi in certi periodi a Massarosa abbiamo avuto veramente dei numeri importanti sui contagi, però è anche vero che non ci sono stati degli esiti così drammatici, per cui alla fine la situazione si è potuta gestire. Penso che dovremo imparare proprio anche nel prossimo futuro a gestire queste situazioni nel migliore dei modi. Campani poi ci ha dato una riflessione molto chiara, no? Sugli effetti della vaccinazione, sui benefici che insomma, abbiamo effettivamente avuto, no? In Sì. termini di socialità Poi è anche anche. vero che tanti bimbi non erano ancora vaccinati, ma ora sempre di più saranno vaccinati, quindi è chiaro che la situazione andrà sempre più migliorando, però ecco, insomma, non è stato semplice. Però la scuola non ha chiuso praticamente mai, quindi alla fine credo che ci sia un risultato positivo. Invece da amministratrice le chiedo, ci sono ricadute, sappiamo, in termini economici, sociali, insomma ci trascineremo ancora dietro questa situazione per molto tempo. Un comune come Massarosa, abbiamo appena insomma, illustrato le difficoltà che ci sono, ha ben poco margine di manovra su questo per dare un sostegno. Allora, sicuramente sì, ci sono delle difficoltà maggiori dal punto di vista sociale, però devo dire anche una cosa, che questa pandemia ha portato ai comuni delle risorse maggiori da poter destinare proprio finalizzate alla problematica Covid. Si pensi agli affitti, ma si pensi alla spesa, si pensi ai buoni spesa, si pensi ai buoni pasto, si pensi ad altre risorse per le attività educative, per le attività sui ragazzi. Quindi è vero che è stato un periodo particolare e difficile da gestire, però è anche vero che sono arrivate risorse in più e stanno arrivando tuttora. Basta saperle gestire. Questo insomma sarà senz'altro una sfida Eh sì. per i prossimi mesi, oltre a quelle che ci ha raccontato in apertura di trasmissione, ovviamente. Allora, io mi devo fermare qua con la puntata di stasera. Ringrazio la sindaca Barzotti per essere stata con noi. Grazie Ringrazio il direttore Campani per essere in collegamento e averci aggiornato sulla situazione, dato anche queste informazioni utili per chi ci ha seguito da casa. Buonasera a voi. Grazie, grazie Campani. mille, buonasera. Grazie a voi, noi torniamo ci vediamo tra 2 settimane, avremo la prossima settimana una pausa di carnevale per la programmazione del periodo carnevalesco e poi riprenderemo come sempre con l'attualità. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di serata.